Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Ma annoio, la TV in mano dei vecchi del cazzo. Voglio star fresh e buttare quel telecomando. Fra metto in play podcast del Cactus. Ospiti succulenti, cultura, approfondimenti. Sì, Franz e Massoni e Benny. Uno tsunami per aria dei miei. Podcast del Cactus. T'ascolta Podcast del Cactus. Podcast del Cactus. Io sono Benny, ragazzi. Ed io sono sempre Sonny, caro Benny. Come ti senti? Senti bene? Ti sento bene ed è veramente assurdo ritornare a realizzare queste puntate, tra l'altro con un ospite, caro Sonny. E quindi io non perderei altro tempo. Ecco. Ah, voglio lanciare perché dobbiamo modificare anche un po' questa dinamica delle interviste, lasciando perdere un po', ecco, quelle nostre dissertazioni che non interessano effettivamente a nessuno. E quindi, caro Sonny, io sono veramente felice di ospitare al podcast del Cactus il grandissimo Stefano Baglio. Ciao Stefano, dacci le tue specifiche. Ciao a tutti, sono il grande irreprensibile Stefano Baglio, non sapevo facesse anche lo youtuber, e appunto un canale YouTube dove ho scoperto che il filo conduttore dei miei video è quello di unire i franchise americani alle produzioni italiane in modo trash, parodistico, insomma. Perfetto Stefano, questa è una piccola introduzione che già ci introduce a quella che sarà la chiacchierata. Però è curioso, Sonny, che il nostro Stefano ci abbia parlato proprio della parola trash, cioè abbia nominato proprio questa parola. Cioè io credo invece che tu riesci ad essere l'anti-trash, se mi posso permettere, perché appunto utilizzando il crossover, l'effetto crossover tra prodotti italiani che possono essere appunto programmi alla Ciao Darwin o magari serie di un certo tipo, come ad esempio Boris, unendole ai franchise appunto americani, hollywoodiani, secondo me il mix che ne viene fuori poi alla fine è proprio una un'opera d'arte che va al di là del trash, secondo me. Perché tu Benny sei, c'è da dire, noi siamo molto appassionati a questo tipo di intrattenimento. È vero. Quindi infatti volevo chiedere una cosa subito a Stefano, non so se è pertinente, no? Cioè, questi tuoi video sono classificabili nella categoria poop, RT poop, per bella esempio? Bella domanda. Questa è la cosa che voglio chiedere a Stefano. Esatto, bella domanda, perché in effetti credo siano più riconducibili, ad esempio nel caso dei trailer quanto Giovanni Giacomo, al format dei mashup trailer, che è una cosa che va più in America che qua da noi. Infatti appunto anche appunto mi è venuto in mente quando hai detto poop, RT poop, un altro youtuber che l'abbiamo intervistato. Esatto, anche lui non è propriamente un poop, cioè lui è riuscito ad evolvere quella cosa lì, quindi abbiamo intervistato entrambi, se non sbaglio, Sonny, abbiamo intervistato sia RT poop che ovviamente il re delle poop italiane. Quindi effettivamente il paragone non è poi così sbagliato, ora che ci penso. No, però scusate, sentite un cane tipo drago che abbaia? Veramente sembrava Fuffy di Harry Potter in qualche modo. Ecco, Fuffy, senti una sorta di abbaio del genere? Sì, lo sentiamo, come al solito del resto, no? Ah, ottimo, quindi un attimo. Roberto, fai tacere il cane per cortesia. Grazie. Comunque, stavo dicendo... Vabbè, queste sono le classiche, diciamo... Sonnate. Esatto, ma ci sta. Allora, caro Stefano, io volevo proprio soffermarmi su quello che è stato il video che mi ha fatto scoprire la tua persona e anche il tuo modo di realizzare i video, sostanzialmente, che è appunto un video di 6 anni fa, caricato su YouTube, con 5 stelle più plus, diciamo come vogliamo, Game of Thrones. Questo è stato il momento proprio di picco di Game of Thrones. Ricordiamo che prima dell'ultima stagione il Trono di Spade era considerata appunto la serie più discussa del periodo, che poteva effettivamente lanciare il fantasy a livello mainstream
a tutte le categorie di persone e di spettatori. Poi sappiamo come è andata a finire e credo che da quel momento in poi la gente di fantasy attualmente non ne voglia sapere nulla, sperando però in vibes positive per quanto riguarda la nuova serie del Signore degli Anelli che attendiamo con ansia. Ma soffermandoci su questo video, effettivamente dov'è nata l'idea di unire diciamo la maestria dialettica e quindi la capacità di intrattenimento di Paolo Bonolis con Ciao Darwin o con gli altri suoi programmi a Il Trono di Spade? Cioè, questa intuizione, ricordi esattamente quando è successo? Questo io so. Sì, allora, se non sbaglio, avevo visto girare su Facebook un meme, però appunto sotto forma di immagine, di una scena di Game of Thrones, forse quella in cui Jon Snow insieme ai Bruti cerca di scalare la barriera, con appunto il riquadro di Bonolis che diceva rimanga attaccato. Sì, mi ricordo. Esatto, e da lì ho detto, cavolo, sarebbe interessante magari farlo in versione video, quindi in realtà è nato un po' da là. Poi la cosa bella è che poco prima, che io ci metto veramente tanto a fare video, quanto ci vuole? Non avevo dubbi. Quanto ci vuole Super Giù, Stefano, per realizzare un video del genere? Dipende dalla tipologia. Oddio, alla fine Bonolis ormai, veramente, dopo tutti i commenti di Game of Thrones e adesso quelli di Squid Game, ci ho veramente preso la mano, quindi magari una settimana o due lavorando di notte, cioè qualche notte infrasettimana, perché io poi ho un lavoro, quindi posso lavorare al canale solo di notte. Invece... Però la cosa, scusa se ti interrompo, la cosa assurda di questi video sono il lavoro che c'è dietro, che poi siamo sempre lì, no? Noi spettatori troviamo il contenuto già pronto e fatto, no? E lo vediamo eccetera, però dietro c'è, cioè, ogni volta tu devi, ok, giustamente come dici, Bonolis l'ho usato tante volte, quindi bene o male conosco i tipi di frase che possono combinarsi bene, no? Però proprio secondo me si perde tantissimo tempo nella ricerca dei segmenti da utilizzare, penso, no? Di ogni film, cioè proprio, e poi farli combaciare. Sì, infatti io ho visto che comunque questa cosa, io avevo già realizzato tutto il format di Bonolis Cometa Game of Thrones, quindi l'avevo già portato su YouTube. Poi una volta uscito Squid Game, molta gente, anche senza conoscere il mio format di YouTube, ha cominciato a fare anche lì dei meme sotto forma di immagine di Bonolis che commentava Squid Game, e quindi alcuni ci hanno provato, solo che almeno di quelli che ho visto la gente, cioè, giustamente si limita magari a prendere un intero spezzone di Bonolis e a buttarlo sotto le riprese. Io invece prendo proprio, non dico parola per parola, però quasi, per farlo combaciare con quello che si sta vedendo sullo schermo. Infatti voglio dire proprio ai nostri ascoltatori che magari sono tornato. Sì, potrebbero anche non sentiamo la tua mancanza. Comunque. Sai cosa è successo? Sentiamo. Mi ha chiamato un paziente. Uh-huh. E quindi ho dovuto rispondere, perché ho detto: non vorrei che ci sia qualche problema da risolvere, no? Qualche necessità del mio caro paziente. In realtà non si ricordava l'orario dell'appuntamento di domani mattina. Bene. Allora, stavo dicendo, Stefano, cioè, il problema è proprio questo, cioè la difficoltà sta proprio nel non tanto incollare la parte del video al poi lo spezzone del film, della serie, quello che è, perché quello alla fine diciamo che bene o male ci può stare, ma guardando i tuoi video, negli ultimi video proprio tu sei migliorato tantissimo, perché è chiaro che chiunque ha un'evoluzione, anche chi è un creativo, la cosa bella è proprio questa, cioè il fatto che c'è proprio una sorta di coerenza, una coerenza interna che fa veramente paura, cioè proprio le stesse parole che usa Bonolis poi le ritroviamo nella serie, e questo proprio fa capire quanto ci sia una ricerca proprio approfondita e anche, credo, un impazzire appresso a questi video di Ciao Darwin, nel caso di Paolo Bonolis, ad esempio, che comunque si presta anche molto bene a Squid Game, anzi penso che sia nata proprio appositamente per essere parodiata con Paolo Bonolis, quindi questo è veramente da apprezzare tantissimo. Quindi tu dici che quelli di Squid Game già sapevano che sarebbe successa una cosa del genere, no? Beh,
Diciamo che secondo me, nel momento in cui Stefano è venuto a conoscenza di questa serie coreana, la prima cosa che ha pensato era proprio: ci devo fare un video con Polo Boys. Immagino sia andata proprio così, no? Eh no, infatti, che poi io sono molto appassionato di cinema coreano, quindi io in realtà la serie cioè l'ho vista il primo giorno che è uscito su Netflix, perché avevo già visto il trailer tempo prima, la stavo aspettando. E guardandolo ho detto: cavolo, qua ci starebbe bene Paolo Bonolis, però era una serie che non... Certo. Cioè, una serie coreana, neanche certo. doppiata. E invece poi sono stato contento che sia esplosa, in modo che ho potuto realizzarlo. Comunque questa cosa del cinema coreano è interessante, perché anche io amo il cinema coreano, ragazzi. Vi invito a tutti gli ascoltatori ad andare a recuperare alcuni autori. Anche il Bong Ben ultimamente si è avvicinato un po' al cinema coreano, mm-hmm. Sotto mio consiglio ovviamente. Quindi vabbè, il classico Bong Joon-ho, ma anche il Park Chan-wook classico, insomma, andate a recuperare perché... veramente. Allora Tony, io ti consiglio Hellbound su Netflix, una bellissima serie. Come, scusami? Hellbound, probabilmente Stefano la conosce molto bene. Ah, io ho incominciato questa serie e ti giuro, Benny, dopo 20 minuti stavo sboccando. Te lo devo dire. Non ti è piaciuta? Non ti sta piacendo? No. Non è riuscito a prendermi assolutamente. Non so, sti mostriciattoli, tutti sti Hulk fumanti, mi stanno un po' sulle balle. Vabbè, sono tratti da un manga praticamente, quindi diciamo c'è quell'effetto. Ma io volevo chiedere una cosa a Stefano, Benny, perché poi alla fine di queste quisquilie, insomma, tra di noi non interessa niente a nessuno. Ma Stefano, volevo chiederti una cosa. Noi abbiamo comunque cominciato questo progetto circa nel 2020, gennaio 2020. E comunque mi rendo conto che è veramente difficile trovare stimoli. Ora, ho visto uno dei tuoi ultimi video dove parli sostanzialmente un po' di te, e appunto racconta che tu hai incominciato nel 2013. Ora, come si fa a trovare lo stimolo? Perché praticamente è quasi 10 anni che tu lavori su YouTube, insomma, realizzi questi video. Come si fa a mantenere lo stimolo? Ci sono stati momenti magari di... che ti posso dire un po' di... Passatemi il termine, Benny. Scoraggiamento. Esatto, di scoraggiamento, di dire ma ho comunque sempre mantenuto, come dire, la passione talmente alta e comunque anche se non c'era magari in un certo periodo un riscontro da parte del pubblico, tu hai continuato per la tua strada. Ecco, volevo chiederti come si fa, no, a mantenere tutto questo tempo magari l'attenzione alta, insomma, gli stimoli, ecco. Allora, io credo che proprio per il fatto che non è il mio lavoro principale, quindi io lo faccio nel tempo libero come passione, non ho mai sentito il vincolo del devo fare per forza qualcosa, se no non monetizzo oppure perdo iscritti o altro. Io quando mi viene un'idea e sento di poter dire qualcosa, mi ci metto volentieri, insomma. Però sì, in realtà appunto io, avendo il canale dal 2013, ho passato molte fasi. Inizialmente ero in un duo e facevo video comici, cioè roba completamente diversa, proprio filmata, poco, cioè il focus non era il montaggio. Poi siamo diventati in tre, sempre su quello stile. Poi siamo rimasti io e questa seconda persona che è entrata dopo. Poi sono rimasto da solo e lì ho avuto un attimo di crisi, perché comunque ovviamente passare da un duo che realizza sketch comici in stile Pantellas, per dire, sì, a diventare da solo, ovviamente sei molto più limitato, devi reinventarti. E in seguito a questo periodo da solo, poi sì, c'è stato un momento dove non avevo idee o comunque avevo perso lo stimolo e ho abbandonato il canale per un anno circa. Ah, ok. E poi cosa è successo? Qual è stato il trigger che ti ha portato a ripartire? Poi, appunto, ho provato a ripartire, però ovviamente su YouTube se stai fermo muori, nel senso che sì, i tuoi iscritti ti dimenticano, le statistiche si azzerano, quindi i tuoi video non compaiono in home alla gente che l'è iscritta, perché giustamente dopo un anno, cioè, per quanto va veloce il web, la gente si dimentica proprio, certo, che esisti. Certo. Quindi appunto io ero proprio un passo dall'abbandonare, perché comunque io ci mettevo un bel po' a realizzare i video,
per niente, cioè perché li vedessero poche persone. Allora stavo cominciando a demoralizzarmi e poi niente, è venuta l'idea dei trailer con Aldo Giovanni e Giacomo e da lì il canale ha avuto proprio il botto. Perché la genialata, secondo me, è stata quella di utilizzare comunque, per esempio, no? Tu negli ultimi video hai utilizzato Boris, la serie Boris, che è una serie amatissima. Aldo Giovanni e Giacomo, e comunque sono iconici e sono nel cuore dal ragazzo degli anni 90 fino. Sono anche attualissimi. Comunque ora col web, anche con TikTok, sono stati riscoperti tantissimo. In realtà non hanno mai avuto una parabola, diciamo, discendente proprio così forte, Aldo Giovanni e Giacomo. Ma lo sai perché? Perché siccome sono sempre attuali, in un mondo dove TikTok sostanzialmente spadroneggia, perché è l'intratteniment che sta prendendo campo su tutto, e ritrovarli comunque attualissimi, con piccoli sketch, cioè ti fa capire anche la grandezza di questi artisti, che comunque dai giovani non sono molto apprezzati, sono anche odiati, certo, sotto certi punti di vista, perché comunque è un'ironia veramente stile anni 90, no? Noi ci siamo molto affezionati, eccetera, quindi... la cosa buona, secondo me, riprendendo e concludendo il discorso, è che bisogna sempre trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Cioè, in questo frange anche l'utilizzo di Spider-Man, ragazzi, che in questo periodo ha avuto proprio una risonanza bestiale, giustamente si presta al fine appunto delle visualizzazioni, eccetera eccetera. Allora Sonny, io sì. Vorrei interromperti. Scusami, un'altra cosa. Dico, il fatto che dice Stefano è un po' quello nostro, se ci pensi, Benny. Cioè, secondo me, il fatto di avere un lavoro principale ti mette sempre nelle condizioni di vedere questa cosa da un punto di vista, appunto, di hobby, di passatempo, e quindi di stressarti di meno, sostanzialmente. È la stessa cosa nostra, no? Quindi diverso da chi invece intraprende una carriera da youtuber o comunque da streamer, eccetera, sì, eccetera, che lo vuole fare come lavoro. Certo, certo. Allora, Sonny, io adesso ti vorrei parlare di una cosa che riguarda anche il nostro caro Stefano, che è appunto tutto il fenomeno del freebooting. Tu sai che cos'è, Sonny? Il freebooting? Così lo spieghiamo in caso anche ai nostri ascoltatori. Quello che vedo ogni giorno, sostanzialmente, ovvero sia, molte volte il freebooting, per esempio, si presta molto su YouTube, diciamo, per portare dei contenuti, per esempio su Twitch, siccome Twitch, come ben sapete, è live, ovviamente è molto probabile che io non vada a vedere quella live in quel momento, e quindi mi avvalgo del lavoro del freebooter, che è una persona che... molto spesso sotto consenso dello streamer stesso, va a prendere gli spezzoni più importanti o comunque le parti più eclatanti di una live e le mette su YouTube. Ok, ecco, questa è la concezione di freebooting, diciamo, più moderna. Però il freebooting in realtà... Ma io sono moderno. C'è sempre stato dai tempi proprio di internet. Cioè, sostanzialmente, è il, tra virgolette, rubare il contenuto di altri e ricaricarlo come mio proprio, no? Non è un caso che il nostro Stefano comunque... La parola rubare non mi piace. No, in realtà c'è anche questo aspetto, guarda Sonny. Ma credo che Stefano qui ci potrà parlare di questo aspetto in modo più approfondito, perché è palese che a un certo punto della tua, appunto, carriera su YouTube tu ti sei accorto che molti dei tuoi video erano ricaricati senza il tuo consenso e anche monetizzati, appunto, a tue spese, no? Cioè, il tuo lavoro visto spiattellato così nelle pagine su Facebook, anche su altre piattaforme, anche nello stesso YouTube, sulla stessa piattaforma di YouTube, è ricaricati appunto come propri, senza effettivamente citarti, senza citare appunto il creatore. Tu negli ultimi video proprio hai cercato di puntualizzare questo aspetto, ma in realtà lo hanno fatto molti, diciamo, del tuo settore. Mi viene da pensare sempre lo stesso Trono del Muori, non so se tu lo conosci, caro Stefano. Sì, esatto. Che lui proprio fa da sempre questa battaglia contro i freebooter, perché chiaramente dopo ore e ore spese davanti al computer, davanti al programma di editing, per cercare di realizzare un prodotto eccellente, poi vederselo così buttato in altri canali con pochissimi iscritti soltanto per minimo di visualizzazioni è un po' fastidioso, in effetti. Scusami, in effetti è diverso da quello che ho detto io un po', no? Nel senso che una cosa... Perché tu hai la concezione, appunto, live, più da Twitch. Significa che esatto, ci sono i Twitch... Sotto questo punto di vista... Cioè, gli streamer di oggi effettivamente quasi... Ne giovano tantissimo. Però perché sanno che... Sotto questo punto di vista, in effetti, la cosa cambia.
Ecco, in questo frangente la cosa cambia. Ecco, infatti, tu come hai vissuto questa esperienza del freebooting? Cioè, ovviamente è una cosa che da un lato può anche fare piacere vedere che il tuo lavoro è apprezzato talmente tanto che la gente lo spamma di continuo, magari facendoti anche pubblicità, però allo stesso tempo è un po' fastidiosino. Ecco, voglio capire anche il tuo punto di vista su questo aspetto. Ma ti dico, sfortunatamente non mi ha mai fatto piacere una sola volta da quando ho aperto il canale, perché appunto quello di Twitch secondo me è un altro discorso. Esatto. E io spero che tutti i freebooter diventino, cioè si spostino su Twitch, perché comunque su Twitch tu realizzi un contenuto live dove l'importante è la gente che ti guarda in live. Poi ci sono canali che hanno il canale YouTube dove ricaricano la live, però è rilevante che lì arrivi il pubblico, le visualizzazioni eccetera. Anzi, i freebooter che estrapolano determinate frasi o determinate clip appunto aumentano la popolarità di quell'account Twitch, perché uno non andrebbe mai a pensare che il freebooter è la persona che sta vedendo nel video, quindi riconosce certo. sempre il creatore originale. Nel mio caso invece, che secondo me, non conosco bene il caso del Trono del Muori, però secondo me sono ancora più penalizzato, perché comunque lui parla nei suoi video, cioè lui ha un'identità ben specifica, quindi anche se qualcuno si trova il video da qualche parte, se lo conosce comunque lo riconosce immediatamente. Io purtroppo, lavorando di montaggio, quindi su appunto Paolo Bonoli, su Aldo Giovanni Giacomo, è molto facile che qualcuno che pensa di diventare famoso su, soprattutto su TikTok, perché TikTok ormai è diventata la patria dei freebooter, è incredibile, appunto estrapola clip, scene così. Addirittura ci sono utenti che, visto il successo, perché poi la cosa che mi fa imbestialire di TikTok è che non ha il minimo senso, nel senso che io carico un mio video e non se lo guarda nessuno, lo carica un canale a caso e fa milioni di visite, quindi è abbastanza frustrante. Sì. Ma questo Stefano, perché comunque questo algoritmo di TikTok non è ben chiaro, cioè fa delle cose strane. Esatto. Che sì. tu ti trovi gente ne per te per mesi, poi scompaiono per altri mesi, dici ma questo che fine ha fatto? E poi così ti vengono, io per esempio, ragazzi, per ora, scusate questa piccola parentesi, mi viene spammata continuamente una ragazza che non fa niente di particolare, sembra veramente una che lo fa veramente, come dire, in maniera super amatoriale, ma mi spunta di continuo. Io più la schippo, perché dico, possibilmente TikTok va a valutare il fatto che io, se vedo quel video più volte, me lo ripropone, se lo schippo, a una certa non me lo propone più. Ha una settimana che mi spunta. Ecco, questa cosa non è ben chiara. Comunque, comunque Sonny, diciamo, il metodo che ha utilizzato Stefano è proprio quello di mettere questo disclaimer iniziale nei video, tra l'altro riprendendo un po' diciamo appunto il disclaimer che utilizzava la Disney nelle videocassette contro la pirateria, no? Il cosiddetto, bellissimo. Diciamo, la videocassetta, potete sentire, zoomata, che poi si sposta nella parte del bordo, utilizzando tra l'altro la voce di Angelo Maggi, che tu probabilmente hai contattato per farti dire appunto queste frasi. Com'è stato questo incontro per registrare questa clip audio con Angelo Maggi, che è il doppiatore tra l'altro di Iron Man, Sonny, non so se è presente. Oh, di chi? Doppiatore di chi? Di Iron Man. Tony Stark. Ah, ottimo. Sì. Ottimo. E quindi è stato... Sì, sì, io ero entrato un sacco di tempo fa in contatto con lui perché... mi ricordo com'era nata la cosa, mi sembra che aveva cominciato a seguirmi su Instagram perché aveva visto il trailer di Avengers Endgame con Aldo Giovanni Giacomo, e allora appunto grazie al suo social media manager Mattia, che ringrazierò a vita, sono riuscito a creare più collaborazioni. Infatti abbiamo fatto, tutto è partito da Avengers Infinity War con Aldo Giovanni Giacomo, esatto, dove lui doppiava appunto Robert Downey Jr., e poi appunto gli ho chiesto questa gentilezza, è stato mega disponibile, mi ha registrato l'intro per il canale. Poi immagino che anche un'altra diciamo formula per riuscire a combattere il freebooting penso che sia anche mettere il tuo loghetto con Better Watch Bio, sostanzialmente, bellissimo, all'interno della clip, per rendere identitario quel prodotto, no? Questa è un'intuizione che inizialmente magari non avevi sicuramente.
Guarda, io però ti dico che in tutti questi anni di internet ho scoperto, cioè mi sono reso conto che tu puoi anche proprio scrivere creato da Stefano Baglio gigante al centro del video, ma la gente si fermerà a chi l'ha caricato. Quindi se uno ha caricato il video su TikTok, la gente non andrà mai a leggere il loghetto. Io il massimo che ho potuto fare è stato mettere sotto il banner dicendo se ti piace condividi, non ricaricare, e qualcuno si è pure lamentato di questo perché disturba dalla visione del video, ma conta che alcuni comunque mi hanno caricato i video nascondendolo, quindi cioè io più di così non so cosa fare. Ma vabbè, ma questi sono i classici bastian contrari che devono fare per forza tipo l'opposto di quello che dici, proprio per partito preso. Sì. No, perché poi è una cosa che mi dà molto fastidio, perché appunto io nel caso di Spider-Man No Way Home con Aldo Giovanni e Giacomo, quel video ho lavorato per più di un mese, quindi dopo che lavoro per più di un mese a un video, vedo il primo morto di fama che passa, che me lo scarica, lo ricarica e fa 500.000 visualizzazioni in un giorno su TikTok, diciamo che è proprio una cosa piacevole, insomma. Questa cosa è questa è una cosa gravissima. Cioè, sì. Ora che ci sto pensando, se tu ti levi la vita, poi arriva il tipico cretinetto e si fa i bagni. Però se ci pensate, è una cosa che comunque è incontrollabile. Cioè, sì. La cosa frustrante è il fatto che non è una cosa che si può controllare, perché comunque poi la gente, anzi paradossalmente, se fino a quel momento non gli era venuta l'idea di fare una cosa del genere, magari vede un tuo video e dice "Toh, lo faccio", perché la gente è così, è testate cazzo, scusate, passatemi il termine un po'. Io però, ragionando proprio in ottica legale, credo che si possa fare comunque qualcosa a livello proprio di azione, no? Dal punto di vista L'unica appunto è la segnalazione per violazione di copyright, perché comunque nonostante io non detenga i diritti del copyright ovviamente di Aldo Giovanni Giacomo o di Avengers, comunque il lavoro trasformativo di mashup è tutelato come fair use. Certo, perché quindi, un prodotto originale diventa poi effettivamente. Sì, quindi appunto una volta segnalati li buttano giù, però ovviamente poi su TikTok c'è la splendida funzione che tu puoi condividere il video su WhatsApp, quindi te lo scarichi, lo mandi su WhatsApp e quindi veramente si crea un danno enorme, perché poi magari il video gira per anni su WhatsApp e nessuno riesce a risalire alla fonte. Ma è incredibile, ragazzi. Ma e poi niente, per quanto riguarda, ma sta cosa l'abbiamo chiesta, la chiediamo spesso a gente appunto che pubblica video su YouTube eccetera, ma la monetizzazione com'è combinata? Che siamo? Sempre peggio? La situazione si sta risollevando? YouTube sta prendendo, cioè cosa, come procede da questo punto di vista? Allora, la monetizzazione in realtà anche quella ha mille algoritmi, cioè funziona anche a seconda della tipologia di video. Ho scoperto di recente che se comunque parli, non so, di economia o di finanza, gli inserzionisti pagano molto di più per inserire le pubblicità in quei video, quindi magari anche se fai poche visualizzazioni prendi di più. Invece il settore dell'intrattenimento, che alla fine io appunto sono nella categoria film animazione, non paga chissà quanto, però comunque diciamo che si arrotonda, a fine mese si arrotonda. E appunto funziona che io appunto modifico così tanto i video che spesso riesco a monetizzarli. Se invece appunto, ad esempio nel caso del trailer del Re Leone con Aldo Giovanni e Giacomo, lì era praticamente il trailer della Disney solo con le voci doppiate, in quei casi capita anche che la Disney riconosce il video e quindi si prende lei la monetizzazione. È veramente un peccato, perché ha tipo 1,5 milioni di visualizzazioni sul tuo canale quel video, quindi abbastanza. Sì, grande. Però vabbè, cioè, è una cosa che non mi dà molto fastidio, perché vabbè, alla fine uso contenuti loro, quindi ci sta. E quindi a questo punto aspetti con ansia la seconda stagione di Squid Game, oppure qualcosa che secondo te pensi sia una forzatura per quanto riguarda questo prodotto, visto che sei appassionato di appunto intrattenimento coreano? Allora, l'attendo non solo per farci video, esatto, ovviamente,
Anche perché appunto, cioè, mi sembrava impossibile che dopo la conclusione della prima stagione finisse lì, però il mio timore è che Netflix, vedendo il successo mondiale, tolga un po' di libertà creativa, ci esatto. metta un po' troppo lo zampino e farà la solita cagata pazzesca. Io esatto, esatto. Ma sai che cosa? È un po' il fenomeno che è successo, ne parliamo spesso con Benny di sta cosa, il fenomeno Black Mirror. Sì, sì. Esatto, sì. Se noi andiamo a vedere le prime stagioni e le ultime, stiamo parlando di pianeti completamente diversi, perché necessariamente, ma questo in tutto il mondo dell'intrattenimento, anche nella musica, eccetera, quando nel cinema ha voglia, quando il prodotto diventa di massa, almeno dal mio punto di vista, diventa qualitativamente ingestibile, cioè proprio inguardabile, inascoltabile per quanto mi riguarda, giustamente, perché si va sì. a perdere appunto l'artisticità di quella cosa che diventa standardizzata, che deve seguire certi canoni, dobbiamo avere la parte romantica, la parte questa e quindi sì, secondo me sarà brutto, ecco, un po' come tutti i sequel in tutte le cose nel mondo per sempre, Matrix, Jurassic World, altre cacate. Tra l'altro non so se sai, Sonny, ma attualmente sì, è proprio in produzione, se non addirittura già quasi conclusa, perché già ho visto una specie di trailer sì. Della versione coreana di La Casa di Carta. La sapevi questa cosa? Sì. Non la sapevi? Prodotta da Netflix. No. Ovviamente Stefano lo sapevi già, no? Eh sì. No, ragazzi. Sì. Più che altro è stato. Cioè, non mi ha convinto molto il teaser dove c'è il professore che va lì in mezzo a tutte le maschere coreane, c'è in mezzo quella di Dalì, così a caso proprio, però. Vabbè il easter egg è messo lì. Ma e quindi sono tutti asiatici? Assolutamente, certo. Ah, ottimo. Money Heist, no? Ma cioè? Ci sta, cioè è il titolo originale, cioè? Il titolo inglese della Casa di Carta. Cioè... Ah, ok, non lo sapevo. Sì. Caro Benny, ma come procede? Dimmi sì, no, ci stiamo avviando verso la conclusione. Più che altro volevo fare una piccola speculazione per quanto riguarda questa seconda stagione di Squid Game. Vediamo che cosa ne pensate voi. Io credo che faranno in questo modo. Questo è un bellissimo input il fatto che Stefano sia anche appassionato, magari... Mi può anche dire se sto dicendo una cacata oppure magari potrei anche azzeccare. Secondo me andrà in questo modo. La seconda stagione chiaramente continuerà un po', ecco, questa sorta di vendetta, no, alla trilogia della vendetta, ecco, quasi riprendendo opere sempre coreane cinematografiche. Park Chan-wook, Old Boy, Lady Vendetta e Mr. Vendetta. Sì, una cosa del genere, ci può stare. Quindi andando un po' a perdersi quel lato legato appunto al gioco, anche se credo che ci sia comunque una seconda edizione legata sempre a questo personaggio con Squid Game, magari presentando una sorta di Royal Rumble tra i vincitori delle vecchie edizioni, potrebbe essere questa un'idea di concept, ci potrebbe pure stare. E visto il successo mondiale di cui parlavamo prima, credo che potrebbero sfornare, così come stanno facendo anche con La Casa di Carta, delle versioni, locali di Squid Game. Ad esempio, in America fanno uno Squid Game con i personaggi, appunto, interpreti, attori americani, ambientati in quella località, con appunto le regole di giochi presenti in America, oppure che ne so, in Francia e in Italia con, non so, Acchiana suo padre con tutti i suoi figli, tipo una cosa del genere, no? Con questi giochi sì, nascondino, eccetera. Non tutti sono siciliani, cioè tu hai detto un gioco. Ragazzi, Bernardo ha nominato un gioco ancestrale che si fa almeno a Corleone, che è proprio il centro della Sicilia più ancestrale, a Chiano Pace con tutti i suoi figli, e neanche lo traduce. No, gliela butto così io, così. Esatto. Ok, comunque, appunto, questo sto dicendo, in Italia c'è tipo briscola, tipo... No, briscola qua. No, però tipo un nascondino ci potrebbe stare, oppure... No, un... in realtà un briscola... In realtà oppure se ci anche un briscola... una strega mangiacolori, ecco, diciamo... No, no, ma un briscola ci potrebbe stare, se lo paragoniamo per esempio alla sfida delle biglie, siccome è un uno versus uno... Si potrebbe fare tranquillamente con una partitella a briscola, 15 più 18 fare. Quanto? Sì. Comunque, che ne pensi, Stefano, di questa mia teoria? Ecco. Sì, la prima è molto Hunger Games, mi ricorda il secondo film dove, se non sbaglio, c'erano i vincitori appunto che si sfidavano.
Secondo me quella dei vari Squid Game nelle varie nazioni è inevitabile. E appunto l'hanno fatto quella casa di carta che non aveva il minimo senso creare una versione coreana, figurati se hanno già buttato lì la cosa nella prima stagione, che lo fanno in tutto il mondo, di sicuro lo... Però credo che sia un'operazione ancora un po' diversa rispetto alla casa di carta. Cioè, se magari in quel caso è proprio una specie di remake, reboot, esatto, in questo caso invece credo che avrà una coerenza con il prodotto originale coreano, per poi magari fare alla fine un super crossover con tutti i vincitori delle varie nazioni, con un unico Squid Game mondiale, no? In cui ci sono i personaggi principali di queste serie quindi locali. Tipo, ci dobbiamo assuppare, sì, però tipo gli Avengers caso... degli Squid Game, una cosa del genere. Sì, però in questo caso potrebbe cadere un po' sta cosa, nel senso che anche se fai le varie edizioni nei vari paesi, comunque la cosa è quella, quindi il rischio è sempre quello di diventare poi monotono, a meno che non inseriscono altre cose, capito? Perché sì, ok, i giochi ci piacciono, però già sappiamo. Cioè, il bello di questa serie è che tu all'inizio non sapevi cosa erano sti giochi, dove erano, non ti immaginavi che quelli appena si muovevano un passettino all'inizio. Non me lo sto spoilerando, ragazzi, perché se non l'avete visto... Vivete sulla luna. Cazzi, cazzi vostri. e quello viene subito, insomma, succede quella cosa, diciamo, non spoileriamo. E quell'effetto sorpresa ovviamente lo vai a perdere, quindi non lo so fino a che punto. C'è l'effetto nostalgia, che dici tu, non è passato niente che nostalgia deve avere, però nel senso, capite il termine, il paragone. E quindi sì, va bene, io per me la prima stagione basta, è finito, l'ho visto, mi è piaciuto, basta per me, ecco. Sarebbe ottimo così, ma non sarà così. Va bene, ragazzi, io volevo semplicemente sapere da Stefano adesso cosa c'è in cantiere in questo momento, se ci vuoi fare qualche piccolo spoilerino, magari un indizio, se non ci vuoi proprio dare proprio un'informazione dettagliata sui tuoi prossimi progetti e su cosa stai lavorando in questo momento. Così un indizio, qualcosa, una chicca, ecco. E allora, io al momento ho cominciato a caricare nel canale anche recensioni, perché io più che recensioni, opinioni, mi riguardo film, poi prossimamente anche serie TV magari, perché così appunto posso intervallare, cioè non, ovviamente per la tipologia di video che creo sono costretto a caricarne uno al mese se va bene, perché mi ci vuole tantissimo, così magari posso anche caricare più contenuti dove mi si vede anche un po' di più. Attualmente sto lavorando ad Uncharted con Aldo, Giovanni e Giacomo. Ci sta. Che però non so se riuscirò a finire, se non lo finisco entro l'uscita di Uncharted dal cinema, penso che lo abbandonerò perché non ha senso, e dovrebbe collaborare Alex Polidori di nuovo, il doppiatore di Tom Holland. Esatto. Sì. E poi vabbè, Squid Game, mi mancano ancora 4 episodi, quindi dovrò fare tutti i giochi, quelli di solito. Bello. E li attendiamo veramente con ansia. E allora Stefano, grazie per essere stato ospite nella nostra bizzarra trasmissione. Voi cari ascoltatori, recuperate effettivamente, se non l'avete già fatto, se non conoscete questo creativo, ma veramente non ve ne pentirete. Stefano Baglio su YouTube, cercatelo su Google e vi spunterà il mondo, come al solito. E quindi Stefano, grazie veramente, è stato un piacere conoscerti, quasi anche un'emozione, ecco. grazie a voi. Sonny, chiudiamo quindi? Hai qualcosa da aggiungere? Chiudiamo, ragazzi, come al solito vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine Instagram, e da poco, ragazzi, da poco, come i teenager, come i millennials, i zoomer, la generazione X, Y, eccetera, eccetera, siamo anche su TikTok. Ragazzi, una cosa incredibile, impressionante, andateci a recuperare, seguite Stefano, già questo l'abbiamo detto, vi vogliamo sempre bene, seguite sempre il podcast del Cactus. Ciao Benny, ciao Stefano, un saluto. Ciao ragazzi. Ciao. Ma annoio, la TV in mano dei vecchi del cazzo, voglio star fresh e buttare quel telecomando, fra metto in play podcast del Cactus, ospiti succulenti, cultura, approfondimenti, sì, Franzi, Massoni e Benny, uno tsunami per ari de me. Podcast del Cactus, ti ascolta, podcast del Cactus.